Porta Portese, Tele d'Orrosi. Questo signore, se tu cerchi un disco di Iola de Parma in congolese, ce l'ha. Il congolese? Sì, in lingua del Congolo. Congolo? Ce l'ha. Ad esempio, fai vedere un disco. Sì, Mina in giapponese. E vedi che c'avevo ragione io, Mina in giapponese. Un anno d'amore. E come fai in giapponese? Wakale. Il titolo è Wakale, Goodbye. Quanto costa questo disco? Questo 20. Quindi poco, non ha avuto costa. Grande successo in giapponese. Grandissimo successo. In giapponese? Questo ha venduto 2 milioni di copie in Giappone nel 64. Bull Boy. È uno dei più grossi successi di Mina. Questo e questo. Anche questo qua. Questi insieme hanno venduto 4 milioni di copie. Sono però famosissime così, ancora oggi le canzoni in Giappone. Costano 20 euro. E quindi, perché insomma, paghi l'spedizione, paghi quello, perché in genere il singolo più vende, più è comune. Fai vedere un altro disco di Raro. Tenco in spagnolo. Lecano, lecano. Lontano, lontano. Ah, pensavo leccando, leccando. Questo è Luigi. Luigi Tenco in spagnolo. Poi che ne so, un po' qua. Raffaella Carrà giapponese. Ma solo il Giappone, cioè, tutti a Giappone hanno finito. E il Giappone va di moda. Come si legge qui? Si chiama solo Raffaella, in Giappone si chiamava, non si chiamava Raffaella Carrà. Ammazza, andate pure allo Giappone. E questo è Omoeru California. Hotel California. No, Omoeru. Vabbè, è lo stesso. E quella chi è? Connie Francis. Ah, no, non è Connie Francis, è Nie no. Cis. Connie Francis. Ah, no, Nie Cis. Non ridi. Connie Francis. Qui canta anche Piero Ciampi dentro, qua dentro. Dai, non mi dire. Guarda, ho bisogno di vederti. Che poi chi la scrisse Piero Ciampi per Giulio Cinquetti. Però per l'America e gli altri paesi l'ha fatta Connie Francis. Hai qualcosa di Rosanna Fratello, amica mia? No. Vabbè, mi dispiace, no. L'avrei fatta felice Rosanna nostra. È un po' complicato, all'estero ci sono dei dischi giapponesi. Di Rosanna? Sono usciti dei dischi, i primi periodi, però il primissimo periodo. Andiamo avanti, fammi vedere qualcos'altro, non Andiamo sempre in Giappone. Un po' qua. Aldo Donati. Beh, un gigante lui era. Ardo Donati, chi è Ardo Donati? Questo era un cantautore romano degli anni 70 e 80. Lui scrisse una canzone famosissima che penso conoscerai. My Way. Canzoni stonate di Gianni Morandi. Canzoni stonate. No. Ed è lui che l'ha scritta. Non mi piace canzoni stonate. Però è un grandissimo autore, lui è stato. È morto Luca Alcola. Ha lavorato tanti anni con Costanzo. Per tanti anni ha lavorato. Come autore ha sempre fatto, ha fatto due o tre successi grossi, così ad esempio questa la cantò Mina in Salomè, un bellissimo pezzo anche questo qua. Fai vedere quella, qualcos'altro. Branduard in francese. Branduard. La pulce d'acqua, la demoiselle. Tutto cantato in francese. Anche questo tutto cantato in francese. Tout l'heure du monde. Tout l'heure du monde. Bella copertina. Anche questo. Branduard, nouvel album. Ronde sur la terre ronde. Poi che c'era qua, vediamo un po'. Sempre Elvis Presley. Di dove? Questo da Sudafrica. Mentre venivano Giulio Cinquetta. Giriora. Ma tutto il Giappone. Vediamo un po' qua. Gino Paoli che fa Piero Ciampi. Vabbè, tutte le carte regole la conosco. Mina in spagnolo, tutto l'album. Amor mio. Ricchi e poveri in spagnolo, la estación del amor. Include quando erano ancora in quattro, no? Marina prima delle corna. Marina prima delle corna. Come si chiama Marina? Marina come si chiamava Occhiena. Lei? Occhiena, sì. Perché ogni volta mi confondo con Marina Marafoglia. Ombretta Colli. La conosco personalmente, Ombretta. Antonello Venditti Made in Germany, copertina differente. Ammazza, col palombo. Sotto la pioggia. Mireille Mathieu che canta Morricone. Mireille Mathieu la volevano lanciare con la nuova Piaf, ma non ci hanno mai non riuscito. Non ci siamo proprio. Non ci hanno mai riuscito. Non ha la classe della Piaf. Questo non lo so. Caschetto, Mireille Mathieu. E poi dopo Massimo è diventata Loretta Berti della Francia. Le canzone. Ma questo è giapponese, è un Sanremo giapponese. Sanremo. Sanremo. No, quello è francese. Sanremo. Vabbè, siamo là in Francia, vuol dire che saremo. Questo cos'è? Le canzone. Il coro degli angeli, questo. E Andrea Parodi di Tasenda era. Capito, quello con la faccia lunga. Quello che è morto qualche anno fa.
Come no? E qui hanno rifatto un intero album con l'RCA, tra l'altro, l'Avventura, che era l'etichetta di Gianni Bella. Gianni Bella. Tutto un pezzo, tutto un disco dedicato alle canzoni di Battisti. Vedo. Prima che facessero di tutta Tasenda. Lui, eccolo, Andrea Parodi. Poi loro sono diventati Tasenda qualche anno dopo. Questo Sardi. Sì. Mustachì, l'ho conosciuto Mustachì. Questo è Raymond Lovelock, non so se lo ricordi, aveva fatto dei film con Zeffirelli. No, Ray Lovelock conoscevo. Perché è lui, Ray Lovelock. È lui, questo è l'unico disco che ha fatto in Giappone, l'ha fatto solo in Giappone questo disco. Ma attore Ray Lovelock. Ma all'epoca incideva anche in Giappone e ha fatto un disco, guarda. E la cantava proprio lui. Ma è Ray? Guarda. Questo lo dici tu. E Mustachì, che l'ho conosciuto. Questo è uno degli episodi anni 70. Nell'anno 70 venne forte questo. La Metec. Questa chi è? La faccia da straniera. Questa è Nena, cantante tedesca. Nina Hagen, non c'è Nina Hagen. Ce l'abbiamo passata, no? No. Sì. No. Come no? Nina Hagen. Sì. C'è sta Nina Hagen. C'è. Non c'è. C'è. Se c'è Nina Hagen. Se c'è, che fai? Lo compri? Te lo compri? Eccola. Mamma, Nina. Come si intitola il pezzo famoso di Nina Hagen? Ce ne sono tanti. No, più famoso. Più famoso. Smack Jack, che c'era? No, gir. La Citroën. No, no. Universal Radio. Nina Hagen. Aspetta, Africa Reg. Bravo. Nipote di Biberman, cantautore, poeta, ah, sì? Dissidente della Germania dell'Est. Io ero fermo alla madre, che era una cantante di opera. Biberman. Ero fermo alla mamma, che era una cantante di opera, ero fermo. Su chi chiudiamo? Su chi vuoi chiudere? E tu me lo devi dire. Allora, Niecis l'abbiamo mostrata. Allora, facciamo il discorso. Siamo a Porta Portese in via Bargone. Se cerchi il disco di, che ne so, Fanigliolo in, guarda, in, chiudiamo su questi. Nata, che canta in giapponese. Nata, ma sempre in Giappone. Com'è, sì, possibile? Siamo un Battisti in spagnolo dannata. So, quest'estate che era tornata un po' di moda, Caterina Valente. Caterina Valente. Hai capito? Se vuoi cerchi un disco di Fanigliolo in trapanese, qui lo trovo. In trapanese, vedi? Trapanese. O Teddy Reno in tedesco. Teddy Reno, Ferruccio. Perché è una cosa che non ha nazione, quindi... Perfetto, grazie. Di nada. Porta Portese a Roma, Tele 2 Rosso.